dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Vedo... Cosa? Vedo nel mio futuro, vedo... uno snack. No. Vedo uno snack. Scusa, posso dirti, vedi la cecità innanzitutto, perché tu hai il computer davanti, hai tipo i punti 14.000, sì, come gli anziani. Esatto. È curioso. Comunque, scusa, vedi uno snack. No, vedo uno snack e vi propongo questa cosa. Cioè, comincerei dicendo, ma noi ci interroghiamo mai sul fatto che potremmo non sopravvivere alla fine di questa puntata di 24 minuti, per esempio? Guarda, io sempre, ogni volta che esco di casa, penso di crepare. Perché nulla è scontato. Sì. Noi diamo per scontate troppe cose. Cioè, stavo pensando, che ne so, tipo adesso potrebbe succedere qualcosa di, anche non per forza di brutto, ma di inaspettato. Per esempio, certo, si spegne il computer o e non posso più leggere quello che ho scritto. Si spegne il microfono o la luce in testa ti cade. O ad esempio faccio un buco nel muro di casa mia e prendo un tubo dell'acqua, no, mio, e inizio a zampillare. Cosa è successa proprio questa settimana? Stupendo, bellissimo, il piacere dell'inaspettato in questo caso. Assolutamente tu l'avevi previsto? No, per nulla. Oppure per esempio, non so, Riccardo si sente male, dice ragazzi, accesso di tosse, no, non per forza che muori. Okay. Un accesso di tosse, non riesci più a parlare, la radio è fatta di parole, quindi devi uscire. O tu per esempio potresti annoiarti e andartene via, per esempio. Appoggio le cuffie, te ne vai, apri la porta, ragazzi, apri la porta. Così potrebbe succedere. Oppure la nostra ospite che è qui con noi, Silvia Boccardi, in maniera molto onesta, sì, ci potrebbe guardare e ci potrebbe dire: ragazzi, questa trasmissione non mi piace, me ne vado. E quindi si alza e se ne va. Cioè, Silvia, se vuoi andare e sei ancora in tempo. Posso? Posso già andare? No, rimango. Okay. Oggi sono molto felice di ascoltare. Scusa, tutta questa cosa, grazie Silvia. Tutta questa, diciamo, panegirico per dirci cosa, Beppe, che noi proviamo pure a intervenire sul futuro, ma di fatto non possiamo intervenire sul futuro perché non c'è futuro. Ah, non esiste. Ed è questo il luogo comune di oggi. La frase fatta: non c'è futuro. Io vi rivelo un mio piccolo giochetto. Dato che vivi senza futuro. Sì, esatto, quello senza dubbio. Evidente. Non penso al futuro, penso al presente. Hai fatto due figli, e non impari figli, niente non dal passato, perché ne hai fatti due, neanche uno. Sì, esatto. Potrei anche farne tre, vediamo. È un incubo. Però scusami, chi se ne frega, fai il terzo. Ma sì, fallo. Tanto voglio dire, dobbiamo schiantarci contro un meteorite. Sì, diamo una mano. Almeno siamo in compagnia. Poi cos'era, dove si mangia in due, si mangia in tre, si mangia in tre, si mangia in quattro. Allora, no, dicevo, ho un piccolo trucchetto per evitare le sfighe. Dato che l'essere umano non sa prevedere il futuro, io prevedo le cose peggiori e sono sicuro che non avverranno. Il worst case. Beh no, sei sicuro che non avverrà, non è detto. Eh no, beh, perché mi dico, guarda, sono sicuro adesso esco di casa e un'auto mi mette sotto. Ovviamente speriamo di no. Certo, è una cosa tragica. Di solito sei tu l'auto, peraltro. Esatto. Oppure io faccio qualche danno. No, allora io lo penso e poi non accade. Quindi questo è il piccolo trucchetto. Ad ogni modo, non c'è futuro. La sottotraccia della puntata è la rassegnazione. Può essere? Sì, potrebbe essere. Oppure cioè, anche la felicità. Perché, per esempio, nel mio caso, poi ne parleremo appunto con Silvia, che è qui con noi oggi off topic. La potete vedere anche nel nostro videocast su tutte le piattaforme e sul sito di Radio24.it. Nel mio caso, non avere futuro mi sgrava dal pensare che devo impegnarmi in qualcosa. Sono molto più leggero, il carpe diem, l'approfittare dell'attimo. E questo mi toglie anche dall'imbarazzo di essere ottimista o pessimista. E perché ovviamente guardando il futuro uno, ci sono quelli che dicono: ah sì, raggiungeremo i 23 gradi, torneremo ai 23 gradi non sul credo, globo. Non no, credo. Esatto. Oppure no, gli tsunami e i cambiamenti climatici. Esatto. Allora Silvia, ti abbiamo introdotto, tu sei giornalista, partiamo subito con la prima domanda: ti senti più ottimista o più pessimista? È domanda un po' da questa proprio. Da RTL 102.5, però partiamo dalle banalità. Noi siamo il programma dei luoghi comuni, esatto, delle banalità, quindi insomma. Allora, bella, credo che di essere stata nella vita in generale una persona spesso pessimista, anche io faccio un po' il tuo gioco, cioè penso allo scenario peggiore. Questo settembre ho detto: faccio una cosa diversa, dico sì a tutto, quello che mi arriva. Aspetta, cosa ha cambiato? Cos'è successo durante l'estate che ti ha fatto cambiare idea? Non so. Ho fatto una bellissima vacanza in Portogallo. Bello, che bello. In van, molto libertà. Ho surfato. Quanto dura questo yes mood nel giro di un mese. Però in questo mese mi stanno succedendo le cose bellissime, lavori nuovi, esperienze nuove, stupendo. Quindi secondo me si può essere ottimisti, alla fine non cambia molto. Perché ma sai cos'è? Stai surfando un po' la vita o sbaglio? No. Sto un po' surfando la vita. Ma chi sei, Joe Evans? Ma per potresti aprire l'ennesimo podcast di come si dice, di motivazione motivazionale. Sì. Esatto. Sono sì, life coaching. Scusami, visto che tu sei molto brava a farlo, ci daresti almeno una pillola? Come inizia questo podcast? Bella domanda. Fate un tentativo.
La prima domanda che vi fanno oggi, rispondete sì. Oh. E da lì parte, e da lì vediamo che cosa, no, ma che cosa succede. Abbiamo un format, però un format video. Jim Carrey ci ha fatto un film, esatto. Yes Man. Yes Woman. Mi ricordo questa cosa di cui Jim Carrey diceva di sì ad andare a fare le fotografie mentre correva nel parco al centro di New York. Quindi faceva queste foto totalmente folli, totalmente a caso. E a un certo punto si bloccava e diceva: ma che cazzo sto facendo? Scusate, ragazzi, dir di sì. Potresti aprire un'azienda, per esempio, no? Ti andrebbe di aprire un'azienda? Sì. Ti andrebbe di assumerci? Certo. Stupendo, ragazzi, abbiamo appena trovato un altro lavoro. Finalmente, uno serio. Però scusa Silvia, allora il luogo comune di oggi è non c'è futuro. Dire di sì non necessariamente ci pone, diciamo, nella sfera degli ottimisti. Cioè, no, dire di sì ti dà la potenzialità di dire: ok, non mi precludo quello che può accadere. Però quello che può accadere nella nostra generazione, adesso non mi ricordo tu quanti anni hai, di che anno sei. Sono dell'89. Ok, siamo circa della stessa età. Ma cosa quanti dici? Ma smettila, sta cosa che si mette, che si toglie sempre 5 6 anni, ma siamo, no, comunque coetanei. Nello specifico siamo 7 millennial, anni. Siamo millennial. Ma perché siamo, tu sei ottimista, ecco, per quello. Dire di sì a un futuro che non è particolarmente roseo, qualcuno potrebbe dire che ti dai un po' la martellata sui piedi, no? Mm-hmm, vero, allora... Sì, ci sono dei temi che ovviamente, di cui tra l'altro io parlo spesso e mi occupo spesso, che sono centrali, soprattutto nel prossimo futuro. Uno è il climate change, e certo, uno sono i cambiamenti demografici, probabilmente, che saranno sempre più grossi e che dovremo gestire in qualche modo. Credo che l'idea però di guardare a un futuro senza dire: ok, guardiamo ai prossimi 10 anni, ma guardiamo ai prossimi 50, ai prossimi 100, ci permetta anche di fare delle politiche o di scegliere delle modalità di affrontare questo tipo di temi che possono essere più ottimiste, diciamo, di quello che, certo, in realtà sembra il doom, no, che viviamo, certo, oggi, tutti i giorni, tutte le volte che apriamo il giornale. Tra l'altro, un giochino che abbiamo fatto in redazione io e Beppe è stato: ma noi del 2023 diciamo non c'è futuro, perché appunto i climate change, anche le diseguaglianze che diventano sempre più aspre. Però prova a pensare uno durante la peste bubbonica, esatto, più o meno nel 1000, sono ma i miei tempi c'era la peste bubbonica, si stava bene. Cosa avrebbero dovuto dire quelli che stavano nella peste bubbonica? Ovviamente è un giochino, è un'ipotesi, però si collega a un tema, perché Beppe poi mi ha accusato di essere ottimista, perché d'altronde metto al mondo dei figli. Lui vorrebbe fare questa narrativa per cui è un po' il romantico pessimista che un sta male. Flanero. No, porti figli a scuola. Cioè, tu pensi al futuro, sì, cioè gli hai messi, certo, al mondo e gli vuoi, sì, dare il migliore, sì, dei futuri. Non sei un guarda nichilista. Lui. No, non sono un nichilista, perché infatti parlando proprio con Beppe in redazione mi ha portato a una confessione. Gli ho detto: Beppe, effettivamente io amo l'umano. Cioè, siamo delle bestioline messe un po' male, con tantissimi difetti, però siamo delle bestioline che a me, sinceramente, stiamo sempre. Scusami, che è una simpatica. Cosa bella, gli ho detto in redazione. C'è una cosa bella. Lui quasi si scusava, ottimista. Perché a me però un po' piace l'umano. Cioè, Riccardo, che odia gli esseri umani, sì, mi fa sempre. L'unica spesa che ha Riccardo nella sua vita è andare fuori a cena. Sì. Ed è una cosa super nichilista, per come la vedo io. Cioè, lui mangia, fa una cosa che già la mattina dopo non c'è più, spendendo tutti i soldi che ha. Assolutamente sì. E fa bene. Tu che rapporto hai con l'essere umano? Perché la prospettiva, ovviamente, di tre uomini è molto diversa dalla prospettiva di una donna, anche in tema di maternità. Tu come la vedi in futuro? La maternità o l'essere umano? L'essere umano e la maternità, visto che hai la possibilità donna di generarla. Da donna all'essere umano. Allora, da donna all'essere umano, io ho grande fiducia. Io in generale ho grande fiducia nell'essere umano, dopodiché è ovvio che ci sono... E spesso, diciamo, le modalità di cattiveria entrano in gioco quando sei piccolo. Quindi più che la maternità, io penserei alla genitorialità, cioè bravo, a come crescere dei figli e come crescerli soprattutto... Adesso che entro in un'età in cui potenzialmente potrei scegliere, chi lo sa, di fare figli, l'idea di una genitorialità di gruppo. Cioè, mi piacerebbe che sempre di più l'essere umano, gli esseri umani, si unissero nel crescere le generazioni future insieme. Anche volendo vedere. Ma volendo anche, ma anche solo con gli amici. Cioè, io mi diverto tantissimo a giocare con i figli e le figlie, soprattutto dei miei amici. Beata te. Le famiglie. Ma perché diventa divertente. Cioè, nel momento, sì, in cui io sono là a bermi un bicchiere e a fumarmi una sigaretta e qualcuno si occupa di mio figlio, io sono più felice, certo, e poi tornerò da mio figlio, che sarò più contenta, e cresceranno delle persone migliori. Le famiglie allargate, e famiglie che ti scegli, non famiglie di sangue, ma famiglie di amici. Cioè, lei si prende il bambino quando gioca e non quando grida. Quindi si prende la parte bella, c'è qualcun altro che se lo prende.
ho notato uno switch mentale, secondo me, un po' dagli anni 80 ad oggi, ed è questo. Io un tempo facevo a scuola elementare, si faceva ecologia, ok? Se ne parlava già negli anni 80, nell'89, 87, c'era un libro che si chiamava Steffi e l'ecologia, me lo ricordo ancora, è a casa dei miei genitori. Ce l'hai, ti prego, portalo in redazione. Facciamo una foto, sì, era molto bello, tra l'altro, già con i liquami che venivano sversati, il petrolio. Cose, esatto, e ho trovato, tu che sei giornalista, e noi che siamo anche in parte giornalisti, uno switch del termine, cioè negli anni 80-90 si diceva futuro sostenibile, adesso si parla di presente sostenibile. C'è stata un po' mozzata questa visione del futuro, secondo te, e secondo te quali sono stati gli agenti e i fattori più forti, oltre alla politica? Allora, sicuramente sì, non abbiamo, cioè è più difficile per noi pensare ad un futuro e questo... Io capisco, cioè, beato te che riesci a fare due figli e essere un po' ottimista. Beh, per farli non ci ha piegato molto, diciamo, tecnicamente. Qualcosina è ricaduto anche su di noi, sì, quindi la società comincia un po' a... È vessazione, se vuoi ci puoi denunciare. No, andate tranquilli. Però sicuramente, sì, credo che sia molto difficile guardare al futuro in modo ottimistico, soprattutto quando continuiamo a essere bombardati da notizie negative. Questo non vuol dire che... dobbiamo raccontare solo quelle positive, nonostante io sia una grande fan del solution journalism, quindi andare a vedere quelle che possono essere delle potenziali soluzioni ai problemi, non soltanto raccontare i problemi. E in questo il giornalismo ha un enorme ruolo. Cioè, e responsabilità. E responsabilità. C'è quest'idea, no, del declinismo, cioè raccontiamo soltanto le notizie che vanno male, esatto, le tragedie, perché per noi è importante più il click, forse, oggi. Sì, no? Sì. L'attenzione ha anche un compito il giornalismo, facendo questo, di creare i futuri possibili. Mentalmente, quando crolla un ponte, poi tutte le notizie sono sui ponti e sull'emergenza delle infrastrutture. Questo proietta in noi lettori e anche nei giornalisti stessi, perché diciamo i bias lavorano su tutti, di formare un'idea di futuro, ed è terrificante se ci pensiamo il potere. A proposito di narrazione giornalistica e di, purtroppo, come dire, spettacolo del dolore, come diceva Luc Boltanski, quando è successa la tragedia degli operai morti sui binari in Piemonte, sì. A un certo punto sono apparsi sui giornali nei giorni successivi tante cronache di morti sul lavoro. Io tra l'altro guardo per lavoro ogni giorno le agenzie, everyday, scusatemi, minuti in inglese, ogni giorno, e ogni giorno c'è un lancio ANSA su morto sul lavoro, e ce ne saranno sicuramente molti di più, ma c'è solo un lancio, e improvvisamente sui giornali, dopo quel fatto vicino a Torino, sono spuntati pezzi di cronaca su quello. Quindi quello è un meccanismo che un po' fa storcere il naso. Assolutamente sì. Lo confermi anche tu, che fai, certo, il mestiere del giornalista. Certo, anche su quando purtroppo quest'estate si è parlato tanto di stupri, questo è stato un tema che improvvisamente era su tutti i giornali continuamente, tutti i giorni capitavano come se non fossero successi prima, no? E questo è un tema che per me cioè io ci tengo tantissimo, ne parlo spesso, quindi penso che sia importante tenere alta l'attenzione su certi temi sempre, non solo quando ci sono appunto le tragedie, ma soprattutto che sia importante dare anche delle soluzioni, quindi non soltanto raccontare la tragedia di per sé, ma dire che cosa si può cambiare a partire dall'educazione sessuale nelle scuole, ad esempio, secondo me, per evitare che poi ci siano quelle tragedie. Questo vale per tutti i temi che abbiamo citato oggi. Vi leggo proprio qualche riga, rubandola, strappandola da una poesia di Alda Merini. Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto. Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Perfetta, nel senso che è Sant'Agostino rivisto da Alda Merini, quindi diciamo che è un doppio giro meraviglioso. Sì, perché il rischio è, a furia di fare filosofia su come eravamo prima, cosa saremo il dopo, si rischia di cui abbiamo già parlato, esatto, che adesso brucio la padella sull'acqua, esatto, cosa si rischia di perdere il momento di cambiare quello che abbiamo davanti, che può essere anche banalmente tu che a inizio settembre hai detto basta, adesso dico sì a tutto e vediamo come va. Ecco, Silvia, citiamo un altro grande pensatore della contemporaneità, ovvero John Bon Jovi, che diceva in un brano: progetta il tuo futuro ma con una matita. Ma che poeta, Allora devo dire una cosa, che questa cosa qua puoi cancellare con la gomma e puoi riscrivere. Bravissimo, puoi per un capricorno come me che vorrebbe l'uniposca proprio indelebile, passare e fare questo switch sulla matita è difficilissimo. Tu ci sei riuscita, ci riesci, ci vorresti riuscire?
Allora, amo le sorprese, non amo i cambi di piano, quindi... Scusa, di che segno sei? Cancro. Come lui. Ah, vedi. Best friend, cioè, proprio. I cambi di piano mi piacciono nel momento in cui c'è qualcosa di sconosciuto che posso andare ad esplorare, sì, nuovo. Ma allora che è stato, sì, già pianificato molto molto bene. Da comunque qualcun altro. Da, certo, non da te, ovvio. Da qualcun altro, io non voglio avere nessuna responsabilità. Mai, su niente. Neanche io. Meraviglioso. Quindi sì, no, assolutamente sì. Tra l'altro, io ho questo fetish dell'apocalisse, quindi per me l'idea che ci siano delle... Ne parlavamo ieri delle situazioni che a un certo punto cambiano improvvisamente, tu devi trovarti in una situazione in cui sei in emergenza. Adoro. Cioè, faccio un esempio. Nato, suppongo, dall'alert che ci è arrivato, esatto, su tutti i telefoni alle 12. Quello. A me non è arrivato, devo sapere qualcosa. No, no, non ti è arrivato l'alert. Non mi è arrivato l'alert. Forse lavori per la Corea del Nord. Quindi, scusa, cioè, tipo, l'alert che è successo questa settimana in molte regioni italiane, che effetto t'ha fatto? Exciting. Esatto. Cioè, adesso succede qualcosa, dobbiamo correre. I miei amici mi prendono sempre in giro, notizie, per questa notizie, cosa. Notizie. Non è che la tua vita è piatta, non è che la tua vita è piatta, cioè, ne avrai spicy. No, ne ho, è vero. Però apprezzo quando succedono delle cose un po' diverse dal normale. Mi annoio facilmente, ecco, mettiamola giustamente così. Mi annoio facilmente. Essendo giornalista, il suo lavoro, appena succede qualcosa, eccomi, pronto. Inondazioni, terremoti. Il caso dell'alert è un caso di buona politica, perché insomma, alcune regioni, tra l'altro anche qui nella follia italiana, alcune regioni sì, alcune regioni sì, no, vabbè, autonomia differenziata. Scusami, faccio solo un inciso, sì, un mio amico che ha vissuto per 15 anni in Giappone fa: ma ragazzi, ma adesso c'è arrivato questa esatto, è dal 2004 in Giappone, lo fanno meglio, tra l'altro scusatemi, io ero a Firenze proprio nel giorno in cui c'è stata la scossa, sì, e a me comunque l'alert non è arrivato. Non funziona, credo di essere presente in Lombardia, magari per quello, boh. Esatto. La cosa che vorrei capire, tu ti occupi anche di politica nel lavoro che fai, qual è il limite, la miopia della politica verso il futuro? Cioè, su quali argomenti lo trovi più carente? E perché noi della nostra generazione a un certo punto diciamo: vabbè, questo mi ha veramente rotto i coglioni, cambio canale, o schippo TikTok? Ok, allora, io più che di politica mi occupo di politiche, quindi di quelle che possono essere delle politiche da implementare in futuro, appunto, per cambiare e migliorare un paese. Quindi credo che i temi principali su cui proprio non ce la facciamo sicuramente è il cambiamento climatico, l'emergenza climatica. Cioè, stiamo facendo una fatica a provare a cambiare qualcosa anche di minimo all'interno dei nostri paesi, ma direi a livello anche europeo, non è che andiamo lontano, ma in generale questo è proprio il tema su cui facciamo più fatica. Dopodiché ci sono, come dicevo prima, i cambiamenti demografici, e quello quindi diciamo social inequities e climate inequities saranno sempre di più collegate, e se non agiamo sull'una o non agiamo sull'altra, sarà sempre più difficile trovare delle soluzioni. Il cambiamento demografico è in atto, ci sarà, cambieremo, cioè è chiaro, il paese sta invecchiando estremamente, abbiamo tante persone che stanno arrivando, ne arriveranno sempre di più perché cambieranno appunto gli assetti geopolitici, ma anche climatici, purtroppo. Certo, l'abbiamo visto a Berna, l'abbiamo visto in questi giorni. E quindi dobbiamo essere sempre pronti, dobbiamo guardare oltre i 10 anni o oltre la candidatura del prossimo politico. Questa roba è interessante, mi viene in mente qualcuno che non più di 5 anni fa diceva: i migranti climatici non esistono, posso dire che... No, non lo può dire, basta. No, sul cambiamento demografico ho letto un dato l'altro giorno, è uscito sull'Ansa, credo un dato Istat, che dice che in Molise ci sono più pensionati che lavoratori. È la mia società, io si trasferisco in Molise. Costa un pochino di più questo tipo di società, vero, perché il debito pubblico esplode con tanti pensionati. Una seconda cosa, ascoltandoti, tu hai detto ci sta risultando molto difficile risolvere questo tipo di problemi, forse perché per la prima volta nella storia sono veramente il primo problema globale di tutti, perché prima un problema si risolveva non so nell'Europa occidentale oppure solo sulla costa atlantica degli Stati Uniti, e invece adesso è veramente globale, nel senso che l'inquinamento che producono da una parte poi cade dall'altra parte del pianeta, e quindi bisogna mettersi davvero tutti d'accordo, ed è la cosa molto difficile questa. Sì, certo, uno diciamo dei problemi veramente globali che ci siamo trovati ad affrontare recentemente è il Covid, e quello secondo me è stato un esempio
di come anche il giornalismo può trovarsi a raccontare un problema che riguarda appunto tutti i paesi del mondo. L'altro motivo non è soltanto che abbiamo dei problemi globali, ma che li raccontiamo costantemente a livello globale, quindi noi veniamo tartassati dalle notizie, dalle notifiche sul telefono, sì, gli aggiornamenti, quindi è molto difficile per noi trovare quello che è un pensiero retto e comune, diciamo, è una visione di quello che sta succedendo. Effettivamente è un problema per una persona comune come noi, ma soprattutto per il giornalista, questa fear of missing out, questa FOMO. Perché adesso effettivamente per il loro mestiere, per la nostra generazione è difficilissimo. Perché ti sei perso qualcosa, capito? Cioè, sei al bar con altri colleghi e uno sa perfettamente cosa è successo in Georgia una settimana fa e tu non lo sai e ti viene... chiamo lui in trasmissione, bisogna essere esperto perché devo studiare punto, io, ti viene l'ansia e dici ma come è possibile, allora, che io non so cosa è successo in Georgia. Adesso voglio fare un giro di tavola per fare dei coming out collettivi, ovvero qual è il vostro guilty pleasure, il vostro piacere inconfessabile con cui staccate il cervello dal presente, dal passato, dal futuro. Cioè comincio io, faccio un esempio, io mi butto in vasca, vado a nuotare in piscina e non ho il cellulare sotto mano, quindi io sono costretto per un'ora a isolarmi dal mondo. Qual è il vostro? Beh, ma non è un guilty pleasure, è un pleasure molto bello, ma è la cosa più bella, diciamo, il vostro modo per staccare il cervello. Difficile. Io posso dire una cosa molto guilty, così mi insultate tantissimo. Ti prego. E mi affido a una nota catena di fast food, per non dire nome. Succede solo lì per caso? Mi prendo il claim, ragione, sì. E niente, mi prendo il mio sacchettino, apro e il mio momento guilty pleasure è mangiare. Però non tiri fuori il cellulare sul tavolo o lo tiri fuori? No, ne ha due, ma che ne avrà due davanti e continua a spippolare, poi intanto mangia, segue. Però questo è il mio guilty pleasure, consumo felicemente quello. No, non diciamo junk food, sennò ci querellano, ma non abbiamo detto il nome. No, sono buonissimi. Tornando all'apocalisse, secondo me guardare serie TV o leggere libri che parlano di potenziali disastri, Cecità di Saramago, Walking Dead, McCarthy, Station Eleven, Last of Us, tutti questi libri e serie mi appassionano tantissimo. Ti rilassano. Cioè l'apocalisse ti rilassa. Mi rilassa, Christopher Nolan praticamente te fa la pippa, Silvia. Potrebbe andare peggio. Scusatemi, voglio fare un'ultima domanda. Immaginiamoci un futuro utopico. Mm-hmm. Siamo tra tipo 200 anni, siamo nel 2223. Per fortuna no. Tu da giornalista, quale storia saresti curiosa di vedere come va a finire, oppure non so, se verrà desecretato un file tra 200 anni, no? Qual è la storia che tu dici? Io vorrei sapere cos'è successo lì, vorrei la verità di quel fatto, e magari tra 200 anni potrebbe uscire. Anche meno, dai. Allora, c'è una serie che si chiama Years and Years, che racconta il futuro della nostra attuale vita presente, in Inghilterra. E c'è un momento in cui una ragazza giovane decide di fare coming out appunto con la sua famiglia. La sua famiglia la sua famiglia pensa che lei stia per dire che è diventata, che è in transizione, quindi è una persona trans. E lei si scoppia a ridere e dice: ma assolutamente no, io voglio diventare etere. Questa, secondo me, è una cosa interessante, l'identità. Cioè, come noi quello adesso che pensiamo che possano essere le identità, non abbiamo idea di che cosa saranno tra 200 anni. Molto interessante. Grazie. Stavo guardando l'elenco delle puntate fatte. Sai che di diventare etere è meraviglioso. Cioè è un non etero, ma etere, secondo me a una persona che non capisce gli scoppia il cervello. Vuole diventare etere. Tra l'altro, etere non esiste, quindi insomma è sì, perfetto. Sì, poi fantastico. Forse non era etere, però ecco. Vabbè, però è bello. Anche fosse tu fantastico. Stavo guardando l'elenco di tutte le puntate fatte da Off Topic, fuori dai luoghi comuni. E non abbiamo fatto. Non abbiamo mai fatto. Potrebbe andare peggio. Grazie Silvia del suggerimento, direi che è il prossimo luogo comune da fare. Ringraziamo. Vuoi suggerirci anche l'ospite, già che ci siamo, così chiudiamo il cerchio. L'abbiamo già fissato. I politici ce l'hanno posto. Allora, ringraziamo Silvia Boccardi per essere stata con noi, seguitela sui social, fa del meraviglioso giornalismo. Possiamo dire appunto... anche dove, così almeno la possono trovare. Certo, Will Media, su Will Media mi trovate molto spesso, ma non solo lì, tra
Non molto. Ah, perfetto. Ecco, attenzione. Il futuro, appunto. Esatto. Ha detto di sì a qualcuno di più, no, più importante di noi. Va bene, grazie mille Silvia. Grazie, grazie Silvia. Questo è Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Come dicevo, abbiamo fatto quasi 300 luoghi comuni con un sacco di ospiti interessanti. Li trovate tutti sul sito di Radio 24, che è nuovo. Sì. Nuova veste del sito di Radio 24. E abbiamo anche il videocast. Cioè, questa puntata la potete rivedere sul sito di Radio 24 e scriveteci una mail. offtopic@radio24.it, una buona vecchia mail anni 90. Tu hai una chiusura per caso, Beppe? Perché se no ce l'ho io. Ah no, vai, io non ho futuro oggi. Guarda, hai futuro. Allora, Emil Cioran, spero di averlo... ottimo, il Cioran. Detto grandissimo bene, ottimista, tra l'altro. Filosofo, disse, se Noè avesse avuto il dono di leggere il futuro, non c'è alcun dubbio che si sarebbe fatto colare a picco.